Ma voi sapete chi è San Barnaba? Eh sì, oggi la Chiesa ricorda questo grandissimo apostolo che è citato nel Libro degli Atti, il compagno praticamente di Paolo, Paolo e Barnaba, che quindi immaginate che esperienza di fede deve aver avuto questo uomo che ha lasciato tutto, come ha fatto Paolo, per dedicarsi al servizio di Dio, per portare il Vangelo, la buona notizia a tutti quanti. Benvenuti a voi, oggi è martedì 11. E proprio di evangelizzazione, testimonianza e portare il Vangelo agli altri è ciò di cui parla la Scrittura. Ci concentriamo oggi sul Vangelo perché è un Vangelo davvero molto bello. Perché nella prima lettura si parla ancora di Antiochia, quindi appunto quello che Barnaba e Paolo facevano, ma mi piace molto perché nel Vangelo di Matteo oggi si parla del grande mandato che Dio dà ai suoi apostoli quando li manda in coppie e gli dice questo: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi e scacciate i demoni. Mi piace questo mandato. Già strada facendo, cosa vuol dire strada facendo nella nostra vita? Nel momento in cui tu hai una conversione a Dio, tu cambi completamente strada. Infatti, conversione, conversione U vuol dire cambiamento di strada, di mentalità. Quindi, in questa nuova via che voi fate della tua vita cristiana, prima era la vita del mondo, ora hai la vita cristiana, Dio ti dice: facendo questa via, la mia via, seguendo la mia via, annunciate il Vangelo mio, del regno. Il Vangelo vuol dire buona notizia. Portate la buona notizia. A volte noi cerchiamo di convertire le persone a Gesù, no? A Gesù. Guarda, ora ti racconto di Gesù, ma ricordiamoci che dobbiamo portare una buona notizia. Qual è il senso di Gesù? Non è una divinità da credere che prima non credevi o credevi altre divinità. No, Gesù è la buona notizia. Cosa vuol dire? Ho una buona notizia, fratello, una buona notizia, sorella. La buona notizia è che qualcuno è venuto a salvarti. Vedete come si può evangelizzare cambiando l'approccio, dicendo: guarda, io so che hai tanti problemi, ma ho una buona notizia da darti, il Vangelo, cioè Gesù. Gesù è venuto per salvarti, aiutarti. E gli dice che però loro dovevano non solo annunciare il Vangelo di Cristo, che è il compito di ogni cristiano, no? Ma operare con il Vangelo di Cristo, come guarendo gli infermi, risuscitando i morti, purificando i lebbrosi, scacciando i demoni. Che al giorno di oggi significa questo: portare la fede per la guarigione mentale, fisica, spirituale e tutti quei malesseri che oggi le persone si portano, la depressione, la sofferenza, guarite, liberate, dice, risuscitate i morti. Oggi certo ci sono poche risurrezioni dei morti, ma ancora ci sono perché c'è gente che ancora ha tanta fede. Dio non ha smesso di risuscitare i morti fisicamente, ma ha bisogno di operai che risuscitino i morti spirituali. C'è gente che è morta dentro, c'è gente che a causa di lutti e sofferenze è morta, non c'è più, è distaccata dalla vita, non ha più speranza. Risuscitalo, portagli la potenza della vita e della risurrezione di Gesù Cristo. Purificate i lebbrosi, c'è gente che è così nel peccato, è così sporca, è così impura, si sente così colpevole, che è proprio come i lebbrosi di un tempo. Purificateli, Dio ti ha perdonato, Dio ti perdona, ti dà una nuova vita oggi, sii mondato. Questo dobbiamo portare. Scacciate i demoni. Il cristiano sa che c'è una realtà spirituale dietro alla vita delle persone, in questo mondo è pieno di demoni. Perché è la verità. E ci sono persone che sono legate da vizi, che sono imprigionate dal demonio in ossessioni, che hanno veramente dei blocchi causati dall'azione diretta del nemico. Scacciate i demoni, spezzate quelle catene portando il Vangelo della liberazione, l'anno santo, il giubileo, l'anno di grazia del Signore, siano liberati i prigionieri. Con la potenza della parola noi possiamo spezzare queste catene e liberare le persone intorno a noi. È la verità, anche senza essere esorcisti, possiamo esorcizzare tante persone oppresse.
E poi mi piace che dice questo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, argento, denaro nelle vostre cinture, sacche da viaggio, due torri. Insomma, gli sta dicendo questo: quando tu fai tutto ciò, lo devi fare col solo premio e la sola ricompensa di servire il Signore. A volte noi facciamo questo perché in qualche modo ci porta una ricchezza. Sì, non che predicare il Vangelo non è bello per noi, dobbiamo essere tristi, no, ma a volte lo facciamo per noi stessi quasi, per fare quelli spirituali, quelli santi, e quindi per arricchirci agli occhi degli altri. No, lo dobbiamo fare perché il Signore ce l'ha comandato e perché gratis abbiamo ricevuto e gratis dobbiamo dare. Gratuitamente, gratuità. Gratuità nel dare vuol dire anche generosità. A volte facciamo le cose con sforzo, appena appena, perché ci vergogniamo, perché non abbiamo voglia, sì, siamo cristiani, quindi dobbiamo, ma se proprio non viene fuori l'argomento, noi di Gesù non parliamo, perché alla fine, no. Gratuità significa anche generosità. Vuol dire io te lo do senza che tu mi dai niente in cambio. Voglio parlarti di Gesù. Io non sto dicendo che dobbiamo parlare a sproposito continuamente, come fanno magari tanti di noi, anche io a volte ho parlato nel momento sbagliato. Ma il nostro compito è portare questo Vangelo del Regno. Quindi noi dobbiamo essere disponibili a portarlo a tutti sempre. Svegliamoci, ragazzi, c'è gente là fuori che ha bisogno di sapere che c'è una buona notizia. E chi volete che glielo porti? Noi glielo dobbiamo portare. Nel modo giusto, secondo quello che ci dice lo Spirito Santo, ognuno ha il suo modo, ma dobbiamo essere disponibili, generosi e gratuiti nel farlo ogni giorno. Noi viviamo per questo, fratelli e sorelle, non per il lavoro, per arrivare alla pensione, per pagare le bollette, per sistemare i figli, per avere la laurea. No, 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 no. Il nostro compito è portare il Vangelo di Cristo. Noi siamo gli apostoli che Lui manda. Ha bisogno di noi oggi. Domani magari siamo morti e cosa avremmo fatto della nostra vita se non ci siamo spesi per portare il Vangelo agli altri? Basta pensare alla propria vita, ai propri bisogni e basta. Ci penserà Dio. Tu porta il Vangelo del Regno con gratuità e generosità. E allora sì che vedremo meraviglie. E conclude dicendo di fare questo alle persone che sono disponibili ad ascoltarlo, ma se qualcuno non è disponibile, lasciatelo stare. Vedete, è lo Spirito Santo che ci guida. Una volta che abbiamo annunciato e dato la nostra testimonianza di cristiani, se vediamo che dall'altra parte c'è superficialità, non c'è interesse, lasciateli a loro. Non perdete tempo. Andate da qualcun altro che invece sia disponibile a ricevere il seme del Vangelo. Bene, allora chiediamo al Signore questo dono di generosità e gratuità per fare la differenza nel mondo intorno a noi. Gli altri hanno bisogno di noi oggi. Vai, vai col Signore nonostante i tuoi limiti, con quello che hai, con la tua testimonianza. Abbi fede, ma fatti strumento del Signore nel nome di Gesù. Vi voglio bene, iscrivetevi a questo canale, condividiamo questi video. Io per il momento però vi saluto, che Dio vi stia benedicendo. Ciao.